Come diventare dirigente scolastico, pubblicato il regolamento del concorso, ecco le modalità di svolgimento. I requisiti: titoli di studio, laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, numero 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 2 del 4 gennaio 2000. Diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. Chi può partecipare? Personale con contratto a tempo indeterminato, confermati in ruolo ai sensi della normativa vigente, personale con almeno 5 anni di servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali. Prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, potrebbe essere svolta in più sessioni. La mancata presentazione alla prova comporta l'esclusione dal concorso, strutturata in quesiti con risposte di cui solo una è corretta. La graduatoria degli ammessi sarà fatta in relazione al punteggio. Prova scritta. 5 quesiti a risposta aperta, 16 punti per ogni risposta. 2 quesiti in lingua inglese a risposta multipla, 5 punti per ogni risposta. Punteggio minimo di 70 su 100. Prova orale. La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti previsti nella prova scritta e in particolare la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico, la conoscenza e la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC, la conoscenza della lingua inglese a livello B2 del CEFR attraverso la lettura e traduzione di un testo e una conversazione in lingua inglese. Punteggio. Il punteggio massimo conseguibile, considerato che il punteggio della prova preselettiva non viene calcolato, sarà di 230 punti, 100 prova scritta, 100 prova orale, 30 titoli. Il bando. Dopo il regolamento pubblicato il 22 dicembre 2022 si dovrà aspettare il bando specifico nel quale dovranno essere indicati la data di scadenza della domanda, l'importo da versare, quale diritto di segreteria, l'eventuale svolgimento della prova preselettiva e la modalità di svolgimento sia della prova scritta sia di quella orale.